Buongiorno a tutti. Allora, stamattina siamo usciti, come avete visto, siamo a Dormassano perché devo fare la terza visita reumatologica e quindi siamo venuti qua all'ospedale San Luigi un pochino in anticipo. Ho detto a Gabbo che la visita era alle 10:30 e invece la visita è alle 11:20, così da essere sicuri di arrivare in orario. Perché di qua? Ah, ok. Comunque, anche perché trovare posteggio qua è abbastanza complicato, quindi era meglio arrivare un attimino prima per essere sicuri anche di trovare posteggio. Allora, visto che siamo in anticipo, prendiamo un caffè, che stamattina non l'ho preso perché ho preso le gocce. Così poi andiamo a vedere. Io mi sono portata la cartellina con tutta la documentazione necessaria. E ragazzi, spero vivamente stavolta di avere qualche riscontro positivo. Comunque, prendiamo un caffè adesso. Che ci crediate o no, è la mezza. Siamo praticamente appena appena usciti dall'ospedale. Innanzitutto sono ancora arrabbiata perché avevo l'appuntamento ad un orario e mi hanno chiamato tipo un'ora dopo, il che secondo me è una grandissima mancanza di rispetto perché. Ho capito che è normale, ma non deve essere normale, perché se io prendo un appuntamento e pago, Vabbè, ma fossimo andati da un privato aspettavamo mezz'ora no, in meno. non è vero, perché quando sono andata all'ASL in via Monginevro sono passata dopo 10 minuti dall'appuntamento. Perché comunque sì, adesso Gabriele deve andare a lavorare e mi avessero fatto aspettare un altro po', Gabriele si vedeva costretto a lasciarmi lì, giustamente. E non sono neanche dietro l'angolo, come ben sapete, da casa, quindi dico, mi va bene tutto, posso capire 20 minuti di ritardo perché magari il paziente prima ci ha messo un pochettino di più e quant'altro, ma non un'ora e passa, perché comunque la gente lavora. Che funzioni così o meno non funziona bene per quanto mi riguarda. Infatti sono andata su tutte le furie. Stavo veramente per sbottare, sta roba mi ha dato un fastidio incredibile. Poi alla fine dentro appunto siamo stati un quarto d'ora, pressa poco. Comunque, in questo momento sono abbastanza nervosa per tutta una serie di cose che vi dirò a casa, perché comunque mi ha dato il foglio con una serie di esami da dover fare, una diagnosi eccetera eccetera. Comunque nessun reumatologo di quelli che ho visto finora, nessuno no, nel senso che solamente uno su tre vabbè, su tre dottori mi ha fatto una visita completa dalla A alla Z, perché anche questo qua mi ha toccato le mani, i polsi. Infatti lui continuano a dire che io ho male ai polsi e alle mani, ma non è così. Cioè nessuno riesce ad ascoltarmi a quanto pare quanto parlo. Perché con 1500 problemi che ho, con 1500 dolori che ho, loro si focalizzano sulle mani e sui polsi. Però vabbè, mi ha detto cose diverse da quelle che mi hanno detto i due reumatologi precedenti. Cose che erano state escluse sono tornate ad essere ipotizzate, però comunque vi spiego meglio a casa con calma perché adesso comunque ho bisogno di calmarmi perché sono abbastanza agitata e nervosa, però comunque a casa vi dico tutto, promesso. Anche perché abbiamo una certa fretta in quanto all'una Gabriele dovrebbe partire per andare a lavorare, quindi abbiamo mezz'oretta per arrivare a casa,
mangiare, se riusciamo a mangiare. Penso che a Gabriele farò un panino al volo, perché diversamente non possiamo fare. Infatti è anche abbastanza incazzato anche lui, perché ha perso tutta la mattinata comunque e deve fare il turno del pomeriggio, quindi neanche un turno easy. Poi con calma vi spiego meglio tutte le cose che mi sono state dette. Alla fine siamo arrivati a casa a l'una, ho fatto giusto due panini al volo a Gabriele, che si è dovuto portare via perché sennò non sarebbe mai arrivato in tempo sul posto di lavoro. E io invece mi sono mangiata una spinacina e basta, perché ho un pochettino lo stomaco chiuso. Ho avuto un po' una crisi di nervi, un crollo proprio emotivo in cui ho pianto tanto, perché veramente non ci sto capendo più nulla. Allora, mi sono calmata nel frattempo. Sono meno nervosa, però comunque sono angosciata, cioè non so neanche io come dirvelo, sono proprio giù, tanto giù di tono. Il punto è questo: mi ha fatto tutta una serie di domande, come da normale prassi, mi ha chiesto da quanto tempo sto così, quando sono iniziati i dolori, dove mi prendono i dolori. Io ho mostrato tutti gli esami che ho fatto da un anno a sta parte, esami del sangue, visite e quant'altro. Io ho fatto tutto un elenco di cose che ho preso, di cose che funzionano, di cose che non hanno funzionato. Ha letto anche i fogli che mi hanno rilasciato quando sono andata all'ospedale, quindi anche con il farmaco che mi ha fatto allergie e tutto quanto. E dunque, allora, lui ha ritirato fuori come diagnosi un'artrite simmetrica, cosa che, come sapete, era stata esclusa. Invece questo dottore pensa che io possa soffrire di artrite o di artrosi, però gli esami del sangue finora fatti, ma anche solo le visite e gli esami in generale che ho fatto finora, non sono sufficienti dal suo punto di vista. Quindi mi ha prescritto altri esami da fare, altre visite, e mi ha anche già dato un altro appuntamento. Fortunatamente ha trovato un buco il 20 luglio di quest'anno, perché se non se ne riparlava a settembre e si trattava di un tempo troppo lungo. Al momento lui mi ha escluso il cortisone, perché ne sto prendendo troppo, ma mi ha detto di prendere solo antidolorifici, solo ed esclusivamente in caso di necessità. Peccato che, come voi sapete, come ho detto anche a lui, gli antidolorifici purtroppo non mi danno nessun tipo di sollievo, e ne ho provati veramente tantissimi senza un riscontro. Ieri che ho preso il deltacortene, oggi che ho preso il deltacortene mi sento meglio, i dolori si sono attenuati, sono sopportabili, e indubbiamente, però, quando mi ha fatto il test, vi ricordate che ve l'avevo già detto la prima visita? Quindi mi ha toccato i polsi, le mani. Io ho detto che in questo momento ho tutto qui indolenzito, brucia, ho il tendine infiammato anche da questo lato. E difatti, appena mi ha toccato, appena mi ha fatto un po' di presa, sono saltata perché faceva veramente malissimo. L'ha notato, ho detto tutti i vari gonfiori, tutte le varie cose, però appunto lui, come conclusione, ha proprio scritto sul foglio: quadro di possibile artrite simmetrica su mani e polsi. Allora, non vi nego che sono un po' demoralizzata, in quanto tutti e tre i reumatologi che ho visto si sono soffermati molto ed esclusivamente, oserei dire, su mani e polsi, sul fatto del gonfiore alle mani, che mi si gonfiano i polpastrelli, sul dolore ai polsi. Però questo, come ben sapete, non è una cosa frequente, perché i miei dolori cambiano. Ad esempio, mi si sono gonfiati i piedi, mi si è gonfiato il...
il tibiale, mi si gonfiano le braccia, quindi varia e un po' mi infastidisce sapere che si concentrano e si focalizzino solamente sulle mani, perché comunque non è un dolore esclusivamente sulle mani, ecco. Poi, al di là di questo, mi ha prescritto, lui mi ha segnato, adesso dovrò andare dal mio medico di base a farmi fare le impegnative, degli esami del sangue, quindi emocromo, PCR, AST, ALT, GT, creatinina e gli esami delle urine. Poi ci sono vari acronimi che io sinceramente non so cosa siano, quindi anche se ve li dico mi sembra abbastanza inutile, però vi posso dire che mi ha anche prescritto un esame del sangue per la tubercolosi, però per carità non sono un medico, non mi ha dato da fare, le farò indubbiamente. E poi mi ha dato da fare i raggi a mani e polsi e al torace. Sentire comunque pareri di reumatologi diversi è un problema e mi rammarico del fatto che il primissimo reumatologo non ha voluto, non ha continuato, io non so per quale motivo, ma non mi ha poi visitato lui la seconda volta, e mi rammarico del fatto che il secondo reumatologo da cui sono stata, che mi era piaciuto anche tanto perché mi aveva fatto proprio una visita completa, non si sia fatto più risentire, doveva darmi un altro appuntamento, una roba, io non sono più riuscita a rintracciarlo e quindi ho dovuto rivolgermi a quest'altro reumatologo che mi ha detto cose totalmente diverse dai due precedenti e adesso il 20 ne sentirò un altro, quello specializzato in malattie autoimmune, che sicuramente mi dirà altre cose e io sono in uno stato confusionale. Come se non bastasse, Gabriele ovviamente era dentro con me, ci ha chiesto se, vista la mia età, se insomma pensavamo ad una possibile gravidanza e noi a nostra volta gli abbiamo risposto che sì, per l'anno nuovo, il prossimo anno insomma, volevamo cercare di affrontare una gravidanza. Questo è molto importante, questo aspetto è molto importante della gravidanza, in quanto va o andrà a segnare la mia terapia, perché mi spiegava il dottore che ci sono delle terapie che prevedono dei farmaci che sono tossici in vista di una gravidanza e quindi bisogna cercare una terapia che non vada ad incidere su questo, quindi sulla placenta, sulla gravidanza futura insomma. E tra l'altro se io dovessi iniziare questa terapia di farmaci, che ovviamente non conosco, a luglio, quindi quando poi lo rivedrò, sarà una terapia di 6 mesi e finita questa terapia io dovrò aspettare comunque del tempo prima di permettermi una gravidanza, proprio perché potrebbe essere rischioso. Questo mi ha mandato un po' in fallo, proprio caput, da lì in avanti non ho più capito niente, sono scoppiata a piangere, ho avuto una crisi emotiva, più di una se devo essere sincera, perché comunque non sapere ancora che cosa sia, mettere di nuovo in discussione diagnosi che erano state scartate, rifare tutto da capo, ripartire da zero nonostante sia passato un anno, è qualcosa di logorante. Sono proprio devastata da questa cosa, è logorante da morire, però devo cercare ovviamente di star tranquilla. Adesso farò questi altri esami, sentirò poi anche l'altra dottoressa. E devo cercare di stare parecchio tranquilla, perché comunque non posso permettermi di stressarmi, ma credetemi se vi dico che mentalmente sono stanca di stare male, sono stanca di non sapere che cos'ho, sono stanca di non avere una cura adatta perché sto tanto male. Almeno quando io faccio video con voi ho un modo per sfogarmi, penso ad altro, mi distraggo, però quando poi chiudo la telecamera e vengo invasa dai 1500 pensieri, dalle paure, dalle
preoccupazioni di non sapere che cosa succede al mio corpo e non avere nulla in mano di concreto. Pensavamo si trattasse di fibromialgia psicosomatica, ma a quanto pare non è così, quindi tutte le diagnosi possibili che mi stanno dando vengono scartate, ne vengono tirate fuori altre, questo è devastante, sono psicologicamente devastata. Quindi una volta poi che spengo la telecamera e mi ritrovo poi a pensare a tutto, ho dei crolli che non finiscono più. Per fortuna c'è la mia famiglia, c'è Gabbo che insomma mi danno un supporto morale, psicologico immenso, però poi quando sono da sola e mi trovo a pensare ho una paura che va oltre l'immaginabile, sono veramente stanca e io spero solo di trovare il più in fretta possibile una soluzione. E per fortuna esiste questo mio diario di vita, non solo per i miei sfoghi, per condividere le cose belle, le cose brutte, ma anche perché comunque io ho documentato tutta questa mia situazione clinica da quando è cominciata, da un anno a sta parte, perché ve ne ho parlato molto, abbiamo fatto insieme le visite, abbiamo fatto insieme gli esami, abbiamo parlato delle possibili cose che potrebbero essere, come sono iniziati questi dolori, quando sono iniziati questi dolori. Quindi da una parte dico per fortuna che ho documentato tutta questa mia situazione clinica, perché è una testimonianza di tutto un percorso che ho fatto, di cose che ho preso, di visite che ho fatto, di esami, di paure, di ansie. È come se fosse una mia piccola cartella clinica in questo caso. E sono fortunata perché grazie a voi, grazie ai video, io posso tornare indietro, capire esattamente come stavo in quel determinato momento, dove mi faceva male, cosa mi faceva male, cosa prendevo, perché molto spesso io mi dimentico tutti i farmaci che ho preso in questi mesi. Quindi lo trovo di enorme aiuto, così come le fotografie delle mie mani gonfie possono essere anche un aiuto per i dottori, una documentazione visiva, no? Oltre che solo una, non so, un parlare, un raccontare, un descrivere i dolori, no? Comunque, sto meglio. Un po' di respiri profondi e passa. Adesso, come vi dicevo, devo andare dal mio medico di base a farmi prescrivere questi esami, a farmi fare le impegnative, così poi torno a casa, cerco di prenotare le visite, sperando di trovare un posticino tramite mutua, così non spendere un sacco di soldi, e se no farglielo privatamente e stringere un altro pochino la cinghia per pagare tutte queste cosine qua. Cosa importante e cosa utile? Questo reumatologo mi ha detto che la prossima volta che ci vediamo, il 20 luglio, cercherà di darmi un'esenzione, perché me l'ha detto anche lui, i costi che sto affrontando non sono pochi e siccome ci sono tante visite, tanti esami per capire il mio problema, vorrebbe darmi un'esenzione per permettermi di non pagare ticket, e questa è una cosa molto utile per me perché i costi stanno, sì, molto spesso l'assicurazione mi dà una mano, però comunque non mi copre tutto e tutte le visite, me ne copre soltanto alcune, quindi è un investimento per la salute, siamo d'accordo, non c'è, per quanto riguarda la salute non esiste spendere tanto, spendere poco, perché è importantissimo, però comunque un aiuto ci sta, quindi vedremo. Detto questo ragazzi, io andrei perché poi devo andare anche a lavorare e se no non ci sto con i tempi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione. Noi ci vediamo al prossimo video, nella speranza di avere qualcosa di positivo da raccontarvi. Grazie per la compagnia, grazie per ascoltarmi e grazie per sopportare tutti i miei sfoghi nel bene o nel male. Vi lancio un bacione grandissimo. Ciao a tutti!